Ciao ragazzi, bentornati a bordo. Siamo sempre con Rome Total War e siamo pronti a riprenderci, anzi no, a tentare di riconquistare Tingi. In verità manca ancora un po' ai preparativi, adesso volevo riunificare anche questo, queste piccole legioni qui e crearne una grande. Vediamo cosa ci chiede in Senato. Intanto di andare a bloccare Palma. Ok, lo stavamo già facendo. E torniamo un attimo a nord, giusto per ricordarmi se mi sono perso qualcosa. Abbiamo ottenuto un sacco. Ah no, beh, qualcuno la carica l'abbiamo anche persa. Qualcuno l'abbiamo anche aumentata. C'è una rivolta qui in Gallia. Però vabbè, spero che riusciremo a... il Senato intanto dà onore a spese del Senato. Ah, tengono dei giochi, ok, perfetto. E Camillo è diventato abbastanza grande da poter entrare nel ruolo. Lui sarebbe un governatore, quindi bravo ad amministrare. Potremmo muovere lui in Spagna per vedere se riesce a risolvere un po' la situazione. Camillo, lo spagnolo, l'iberico. E nel frattempo gli annunci di fazione non mi interessano, le cariche, vabbè, le abbiamo viste. Potremmo anche andare a dare un'occhiata al... Eccolo qui, il gradimento. Attenzione che la famiglia Valeria ha più gradimento di noi a livello di senato. Invece, però noi abbiamo più cariche al momento attive. Invece, come gradimento del popolo, seppur non altissimo, siamo sempre i più graditi. La famiglia Valeria che si sta muovendo bene in Oriente. Da questa parte, conquistata dalla Grecia e sta andando Cipro, un po' di città da questa parte. Vabbè. Noi comunque restiamo sempre sul pezzo. Allora, questi sono già mossi. Spostiamo già la barca. Prepariamoci. Carichiamo che il prossimo turno si va. Abbiamo una flotta ferma qui che... Vabbè, possiamo spostare qui. Giusto per unirla insieme all'altra. Abbiamo un diplomatico fermo qui che lo stavamo muovendo per andare a vedere se si riesce a fare qualcosa, tipo a corrompere. Ah, ottimo! Siamo riusciti a corrompere i cittadini di Damme, quindi adesso è diventata nostra. Qua nel frattempo possiamo andare a concludere l'assedio. Ah no, è il prossimo turno, giustamente. Qui adesso ad Adam però abbiamo il problema che sono incazzati neri, per dirla in modo semplice. Vediamo se riusciamo con un po' di guardie cittadine a ristabilire la situazione prima che sia troppo tardi. E da questa parte abbiamo già mosso. Altri avvisi non ce n'erano, mi sembra, quindi direi che possiamo chiudere il turno. Ah, lì abbiamo perso la città, maledetti galli. Amico mio. Lascizia, alleanza, diritti commerciali, informazioni geografiche. No, facciamo una controfferta all'alleanza? No. Così sì. Ok, Davvero generoso. perfetto. Preferisco non essere alleato di nessuno. È novembre, cioè l'inverno del 222 a.C. E qui siamo pronti, direi, a muoversi nuovamente in terra spagnola, in terra africana. Questa volta però... Ah, non abbiamo neanche mercenari da reclutare, vabbè. Stavolta c'è sempre Urzi, quindi sempre un generale barbaro, tra parentesi, romanizzato, però abbiamo solo soldati romani. Vediamo se la cosa potrebbe essere utile.
Questo quasi quasi lo rimando indietro. Fermiamo le produzioni. Non mi ricordo se avevo messo un po' di gente. Lasciamo perdere, va. Avevo fatto anche un po' di cavalleria. Vabbè, non importa. Anche arcieri avevo fatto. Vabbè, non fa niente. Preferivo muovermi velocemente prima che. A parte che qui vedo che la famiglia Cornelia se ne resta ferma lì felice. Attenzione che qui abbiamo beccato una tempesta in mare. Questi 150 navi. Le nostre 116. Loro cosa sono? Non si sa. Vabbè, togliamoci dalla tempesta e aspettiamo l'arrivo dei rinforzi. Ci vorrà un po', però. Vabbè. Tanto qui abbiamo 9 turni. Ah no, ce l'hanno tolta la richiesta di Parma. Adesso vogliono. Ah, vogliono che riconquistiamo l'insediamento. Vabbè, ci sta. Qui tra l'altro vedo che non si capisce quanta gente c'è al suo interno, perché sembra tantissima. Hanno buttato fuori anche il mercante. Vabbè, vediamo se con il diplomatico riusciamo a metterci d'accordo. E se no manderemo l'esercito. Cosa vi posso dire? Qui abbiamo la legione pronta. Qui direi che possiamo attaccare. Spostiamo questi qua. Prendiamo tutti qui. Carichiamoli. Spostiamoci di qua. E prendiamo tutto l'esercito. Cioè, questo sistema è un po' scomodo. Ah, ecco, ho cliccato per sbaglio. Devo tornare indietro. Mi sembra di essere sui vecchi. No, niente, ragazzi, non ce la posso fare. Vediamo se riesco a muoverne un po' e poi gli altri li unisco. Perché sennò. Ah, ok, sennò qua diventiamo scemi. E possiamo già muovere guerra. Possiamo già muovere guerra, loro hanno degli alleati in arrivo, dei rinforzi, ma noi andiamo ad affrontarla sulla mappa tattica. Cerchiamo di chiuderla prima. Se tutte le forze della Britannia sono radunate in queste coste vicino Dover, vicino fuori Londra, direi che l'isola è nostra praticamente. Piove di nuovo, però vabbè, qui ce lo si aspettava. Ok, riusciamo a passare subito di là del ponte. Però facciamo passare loro? Che dite? Bah, facciamo passare loro. Allora, aspetta, fatemi prendere tutte le unità da tiro che abbiamo. Togliamo i gladiatori. Ok, queste le possiamo mettere tutte a tiro a volontà. A questo punto facciamo. Fatemi vedere i gladiatori. Ah, eccoli qui. Non so se sono considerati. Ah, fanteria leggera sono. Peccato, sarebbe stato bello una bella fanteria pesante così a petto nudo. Tipo Berserk. Ok, niente, qui ci mandano la cavalleria. Prenderemo l'impatto. Anzi, addirittura si ritirano. Ho capito che non c'è trippa. Andiamo a chiudere qua. Teniamo i gladiatori dietro pronti. Andiamo a chiudere anche questo lato. Giustamente loro sono un po' in difficoltà. Qui abbiamo un generale romano e qui abbiamo l'altro. Ok, riuniamoli. Così si possono confrontare sulle tattiche. E qui abbiamo invece due belle unità di cavalleria pesante.
Ok, finalmente hanno deciso di caricare, però attenzione che il generale nemico è già... Cavoli, fanno disastri a questi carri. Ah, ok, ma non sono tutti morti. Ok, abbiamo già fatto fuori il generale nemico. Abbiamo mandato dietro anche la cavalleria pesante, così nel caso gli venga a mezza idea di... Zelda, basta. C'ho il cane che mi butta giù casa, come al solito. Vediamo cosa abbiamo intenzione di fare. Andiamo a chiuderli. A questo punto non c'è molto altro da... Andiamo a chiuderli, facciamo un mini triangolo qui. E mandiamo avanti anche le unità da tiro. Magari mettiamole qua dietro, che così possono iniziare a tirare. E tutti gli altri che credono siano tutti astati. Non so, c'è un po' di un mix. Quindi questi li mettiamo qui. Ok, questi li mettiamo qua così. E i nostri gladiatori li mettiamo qua. Ok, direi che il sistema V sta funzionando. Sono infilzati da tutti i lati dai nostri giavellottisti. Questi probabilmente non servirà neanche a farli entrare. Il combattimento, io quasi quasi mando avanti un po' veloce, perché se la situazione non si sblocca qua. Abbiamo ucciso un altro generale, credo, da come viene indicato il display. Ah, aspetta, facciamo rientrare la cavalleria pesante, che questa se serve, serve. Sì, ne abbiamo buttato giù un altro, questo era il terzo. Vabbè, ormai sono veramente... Qui ci posso mandare dietro anche il generale, tanto... qui magari rinforziamo... Andiamo avanti veloce di nuovo. Tanto qua vedo che sono tutti in rotta o quasi. Vediamo se hanno intenzione di ritirarsi. Ragazzi, questa è stata veramente una mattanza. Vabbè, qua gli carico sulla schiena e la storia è finita. Andiamo anche i gladiatori. Qui li possiamo caricare con la cavalleria pesante del nostro generale. La scomodiamo un attimo. E il generale, gli fa sempre piacere entrare in battaglia quando non ci sono pericoli. Giusto per avere quelle due macchioline di sangue, per dire, cioè, io c'ero. Vabbè, li inseguo giusto perché non voglio far scappare nessuno dal campo di battaglia, a parte quei quattro gatti. Brigo Maglo mi ha fatto fuori una settantina di uomini, però per il resto direi che il rapporto è più di 1 a 10, una cosa... o no, più o meno 1 a 10. Una cosa devastante. Zelda, è finito di far danni? Adesso ce l'ha con un sacchetto. Ok, qui è andata. Non riesco a vedere se ci sono difese in questa città, non si capisce. Ah, non c'era proprio più nessuno. Vabbè, occupiamo. C'è un attimo bloccato il gioco. Non so cosa stia meditando. Vedo dei personaggi che fanno dei movimenti. Ah, ok. Occupata. Occupata Londra, come giusto che sia.
E possiamo andare a riaddestrare praticamente tutto perché Londra per fortuna era ben fornita e la facciamo subito diventare romana con un palazzo proconsolare e gli portiamo il sistema fognario perché noi da buoni italiani portiamo il bidet ovunque. Quindi questo era fermo lì, questo deve aspettare il prossimo turno per muoversi. E per il resto mi pare che fossimo tutto a posto. Da questa parte invece abbiamo una grossa difesa. Una grossa difesa qui. Io direi di togliere questi che sono quasi inutili. Anche questi. E mettiamoci un po' di principi. Ok. E qua direi che ci si può anche muovere e andiamo all'ovosice. Iniziamo a chiudere l'assedio anche qui. Qui che tra l'altro hanno parecchie difese, vedo. Ok, qui sta salendo un po' il gradimento, però siamo ancora presi abbastanza male. E qui invece dovrebbe essere un assedio senza alcuna difficoltà. E infatti è così. A questo punto risolvo automaticamente. Occupiamo. Qua non so il gioco cosa mi manda in attesa. Ok. Siamo presi anche un po' di schiavi giusto per. Ripariamo le mura, ripariamo il centro città e portiamo le terme. Anche qui ripariamo, magari. Ripariamo. Vabbè, mettiamolo così per secondo. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Ci possiamo muovere verso nord. Proviamo La nostra pazienza ha un limite. a corrompere anche qui. Possiamo 1500 denari queste condizioni? volentieri. Ci siamo presi anche questo paesino dove non c'è nessuno. Non c'è anima viva. Iniziamo a reclutare un po' di guardie cittadine. Vediamo se non lo perdiamo prima. Per via del qualche ribelle. Invece qui direi che possiamo mandarci il nostro. Ah. Ok, è rimasta solo questa città che però, l'Ovosice, che però è già presa d'assedio. Quindi durerà ben poco. E qua abbiamo sfondato alla grande prendendoci Londra. Aspettiamo qualche turno che si calmino le acque e poi possiamo muovere. E conquistare con Dater Donum. Ok, questo ci pensa il nostro diplomatico. Una morte eroica di Druso Gracco. Ah, il nostro generale era morto qui anche. Vabbè, ragazzi, se l'è giocata così. C'è rimasto però Quintilio, governatore di Londra. Tempesta in mare, abbiamo perso un po' di uomini. Un altro buon marito, molto affascinante. Lo accettiamo, c'è la rivolta civile, ok, l'abbiamo già vista. Ok, e terminiamo qui l'episodio, dai, perché c'è parecchia carne al fuoco, ci saranno da sistemare soprattutto questo discorso delle rivolte, che ormai spopolano dappertutto. Ciao ragazzi, al prossimo.